Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video diverso dal solito perché non sarà il solito vlog, ma sarà un cosa mangio in un giorno, però scelto non da me, ovvero i miei pasti. Non li sceglierò io, ma li sceglierà la Jo, la mia coinquilina, la mia amica. E niente, quindi ieri sera ho preparato la colazione per stamattina e ovviamente l'ho fatta scegliere alla Jo. Ha scelto sia cosa dovevo farmi, che gusti di farine, eccetera. Infatti vi rilascio alla me, cioè alle noi di ieri sera. Allora, siamo la sera prima e io devo prepararmi la colazione per domani. Quindi la Jo mi dovrà dire cosa dovrò farmi. E sì, domani sarà colazione per workout, ma già lo saprete. Quindi cosa mi dovrò fare per domattina? Ciccio. Ok, ciccetto, ciccio Vediamo prevù. i Gusto, gusti della farina. vediamo, qua c'è il nostro scrigno, scaffale dei sogni che chiunque vorrebbe avere, ma vabbè, ora sceglie, esamina tutte le farine e attendiamo il verdetto. Ti vorrei fare proprio un unico gusto, guarda. Non provi mai l'unico Vabbè, gusto, fai però. come ti pare, devi decidere Dai, non ti voglio far fare un gusto. te. No, dai, decidi te, non devi. Vedremo. Che sono perché non che sono molto brava quando Vabbè, ma io abbino a caso anche. Cioè, no, vabbè, però alla fine No, ci però stanno devono avere un bene. senso. Sì, la Gio sta cercando un abbinamento. Perché io faccio sempre mix e quindi lei è troppo buona, mi vuole fare un mix. Pronta, ci siamo? Vediamo. Allora, Nuzzoc. Ok, top. Top. non so se ci sta bene, cosa ne Ma quante farine? tre. Ah, mai fatte tre Sì che farine? le fate! No, le Sì! E proteine! vabbè, siamo a gusto, Ah, dai! vabbè, sì. Lemon pie. Quindi nutshock, bonbon e lemon pie. Vedremo. Top. Ah. Vedremo cosa Sì, ne vabbè, uscirà. fibra di bambù Fibre di bambù e farina di e cocco. farina di cocco. Te Sì. la prendo? Qual è? Adesso lo preparo e voi lo vedrete domattina. Qual è? Forse dopo, quando è cotto, e poi domattina, toppato. Che poi devi scegliere i topping. Sì, poi ti dico. Quindi dopo mi dici. Adesso la Jo sceglierà anche i topping, così li inserisco già. E domattina facciamo prima, perché sennò dobbiamo stare a pensare, eccetera. Quindi mi dirà adesso cosa dovrò mettere sopra il ciccio. Sopra, dentro, come gli Allora, pare. Vediamo. prima di tutto yogurt, così Yogurt. ti passa. Non lo so, così è finito. No, sì, penso di sì. Basta. Sì. Beh, nel caso non ti bastasse, questo e Caramello salato. Top. C'ho quello banana e burro d'arachidi e in caso non mi bastasse quello caramello in salato. che senso? No, vediamo la scadenza. Quello che scade prima mi vuole Questo. sapere. Ok, quindi no, il quark, pesca Tanto e maracuja. banana e ci Sì, sta, è frutta, ci sta. quindi ci Tanto sta. io mixo tutto. Esatto. E però questo lo devi mettere al centro. Ok, quindi banana e burro d'arachidi al No, centro. al centro, cioè Ah, dentro, dentro, dentro al pancake. dentro. Ok, Quindi quindi lo metti. yogurt dentro al Esatto, pancake. poi metti questa. Sopra mettiamo, ok, la marmellata alle more che ho comprato l'altra volta. E top, raga. E vabbè, la mela. E E la mela, top. Quindi questo e poi poi come burro. come burretto che mi farà mettere. Scegliamo, stoppiamo perché qui ci sono molti burri e la scelta è difficile. Capito? È Così almeno proviamo anche una cosa nuova, dai. esatto. Allora, la Jo ha scelto questo che dovrò aprirlo, quindi domattina lo apriremo. E è il burro che non, tra l'altro non ho mai provato perché appunto non l'ho nemmeno mai aperto. Burro di nocciole e cioccolato bianco. È crisp, quindi top. Questo è il burretto che ha scelto la Jo. Top.
ci sta bene. Ha ragionato tutto, ha fatto. Dovevate vederla per scegliere questi abbinamenti. Top. Certo. Certo. Il ciccio è pronto, è venuto un po', non tanto ciccio, ma tanto poi si alzerà perché metterò yogurt eccetera domattina, quindi poi domattina lo vedremo toppato. Ma sprigiona un odore stra buono, infatti la Gio mi ha detto ma è stra top, cioè c'è un odore raga stra buono, adoro. Bene, come avete visto ho preparato il ciccio. Quindi adesso lo andremo a prendere dal frigo, perché ovviamente l'ho fatto, cioè l'ho messo in frigo, e lo inizieremo a toppare con i topping che ci ha detto la Jo. Vado a prendere tutto. Eccolo qua, davanti alla nostra zucchetta. Qui, raga, siamo invasi da zucche. Cioè, non lo so, il nostro frigo è un aiuto. Il nostro yogurt, che vedremo se ci basterà, poi marmellatina che ci ha detto, adesso la prendo, solamente che ho una mano libera, quindi prendo tutto e poi vi faccio vedere tutto toppato. Siccome la Jo mi ha detto che lo yogurt lo dovrò mettere all'interno, adesso vado ad aprire il pancake e mettiamo lo yogurt dentro. Vi ricordo i gusti che ho fatto? Bonbon, nutshock e lemon pie, raga, vi giuro, cioè... L'odore, cioè, è stra buono. Cioè, mi ricorda qualcosa, ma non mi viene in mente cosa. Quindi, abbinamento, secondo me, potete provare. Poi dopo vi dirò, anche se dopo metterò un monte di topping sopra, quindi... Però, tra l'altro, pure stra morbido. Adoro. Bene, l'abbiamo aperto. Adesso metto lo yogurt e poi la marmellata sopra, questa. Io ho questo amore di rovo, raga, che era una delle mie prefe, infatti l'altro giorno l'ho vista e ho detto la riprendo, perché è da un sacco che non la mangiavo, quindi... Lo yogurt, tra l'altro, è bastato, infatti adesso l'ho finito, l'ho pulito per bene tutto, era una quantità ragionevole, quindi top. Adesso spalmiamo per bene, chiudiamo il ciccio e lo toppiamo sopra con i nostri topping bellissimi e buonissimi. Almeno non ho dovuto mixare anche due yogurt, altrimenti qui un mix party facciamo. Aiuto. Però sapete che io amo mixare, quindi la Jo mi ha fatto felice comunque. Anche se pensavo non mi facesse mixare, invece mi ha fatto mixare i gusti delle farine. Perfetto. Comunque fatemi sapere se volete più spesso questi video. Se magari volete decidere, da un sacco che non faccio anche quello dove decidete voi i miei pasti. Se volete possiamo rifarlo, dato che adesso comunque è da un sacco che non lo faccio e prima ero in cut, quindi era più difficile, mentre adesso magari posso provare più cose. Quindi ecco, fatemi sapere, che in caso metto il sondaggio su Insta dove vi chiedo insomma i vostri pranzi, colazioni, cene, pranzo. Oppure potete scrivermi anche qua nei commenti. Top, ciccio chiuso. Ho recuperato anche il burretto che dovrò mettere sopra, che è questo qua, che come vi ho detto appunto non l'ho mai provato. E adesso lo apriremo insieme. Ah, l'avevo aperto, però non l'ho mai provato. L'odore è buono, è denso, raga. Cioè, tipo, vedete? Però secondo me mischiandolo si ammorbidisce, perché comunque è morbido. Vediamo, vediamo. L'odore top. Poi vabbè, ho tagliato anche la mia meletta, il pezzo di meletta, che non so se metterlo magari un pochino in centro oppure no, mangiarla da sola. Non so, la Jo non mi ha detto niente, quindi vedremo. Posso mettere sopra, adesso che la Jo ha detto che la posso mettere sopra. Magari la metto in centro e basta, senza fare il contorno. Poi un pezzo la mangio sola. Top, faremo così. Meletta messa al centro, un pezzetto. E ora non ci resta che aggiungere burretto. Il cappo è scontato? Come no? Non è vero, è scontato. Ok, volevo farvi vedere che stavo mescolando il burro e comunque, vedete, viene, cioè,
È molto cremoso. E comunque non è duro. E non l'ho scaldato, raga, quindi se poi lo scaldate, cioè, diventa ancora più fluido. Io non lo scaldo perché non lo voglio. E non ho un microonde, quindi mettiamo il cucchiaino, raga, e assaggiamo. Top. Strabuono. Stra approvato. Quindi, raga, con gli sconti su Protis, camici, mi raccomando, su FGM, camici 10. Tra l'altro, non vi ho fatto vedere l'outfit di oggi. Calypso, caffè e top, che questo qui, vabbè, era il regalo nello scorso ordine che avevo fatto, quindi, però è top, è sempre FGM. E con la musica di questi di sopra, ecco la panoramica della mia colazione scelta dalla Jo. Cicetto con yogurt ai pro, banane burro d'arachidi all'interno, marmellata alle more, crema, questa qui, burro di nocciole e cioccolato bianco di Prozis, meletta e cappu. Hai imbrogliato però, raga. Non è vero. Perché io il cappuccino l'ho mangiato. Vabbè, il cappuccino non... Il cappuccino è scontato, cioè non... arrampicamento. Non è vero, raga, non ho imbrogliato. Perché te l'eri dimenticato, lo so. No, no. Non te lo volevo fare. Non è vero. Vabbè, nel mentre che aspetto la Jo, io metto a posto le farine. E poi mangiamo e andiamo. Oggi tempo. Aspetta, aspetta. Ah, che cosa? La terra, guarda. Ah, oddio. È arrivata anche la Jo. Adesso iniziamo a mangiare. Comunque, adesso assaggiamo insieme il ciccio. Prima mangio la meletta e poi lo assaggiamo. Bene, raga, meletta mangiata. Assaggiamo questo ciccio creato dalla Jo. Abbinamento. Vediamo. Assaggiamo. Stra buono, stra top, raga. Quindi se volete provare questo abbinamento, tra l'altro vi lascio pure la ricetta del ciccio. Niente, stra provato. Adesso lo cuocerò anche nel cappuccino, ma è top. Stra top. Brava Jo. Stra brava. Facciamo colazione e noi ci vediamo dopo con il pranzo. Vedremo cosa mi farà mangiare la Jo, che ancora non lo so. A dopo. Rieccoci, raga, tornate a casina post allenamento. Siamo passate anche alla Lidl a fare una mini spesetta, però giusto due cose abbiamo preso. Comunque, Jo dovrà decidere cosa dovrò farmi per pranzo. Come proteina, macinato, di tacchino. Ok, top. E olio e poi le patate. Top! Patate dolci. Patate dolci. Pasta. Sia bianche che viola. Ok, top, top, top. Tutto prontetto. Allora andiamo a pesare le patate e poi vabbè, vedrete tutto. Ah, di verdura? Giusto. Pomodorini. Ok. Finocchio. Finocchio, pomodorini, patate, macinato di tacchino. Top, dopo vedrete. E il pranzetto è pronto. Ecco qui le patate, sia viola che bianche. Hamburgerini di macinato di tacchino, finocchi, pomodorini, vabbè, lì c'è il restante integrazione che devo prendere. E niente, adesso manca il piattino della Jo e siamo pronti. Siamo pronte finalmente per mangiare. Ahia! Vabbè, già sapete che io amo questo piatto, quindi non c'è bisogno di assaggio, perché sapete che le patate dolci sono la vita. Tra l'altro vi aggiorno sulle patate dolci che ho comprato appunto su Patadolce. Queste viola sono meno, di consistenza meno castagnose rispetto alle altre. Quelle bianche sono più castagnose, anche se non come appunto quelle italiane che c'erano prima, perché queste vengono dall'America. Però raga, mi piacciono entrambe. Cioè, forse quelle che ricomprerei, dato il prezzo, sono quelle viola.
perché quelle dall'America costano tipo 5,40 euro al chilo. Poi c'è anche la spedizione, eccetera, quindi non so se le ricomprerei, perché alla fine quelle viola sono buone lo stesso. Quindi magari riprenderei quelle viola, questo. Quindi adesso mangiamo, nel frattempo guardiamo Amici e nulla. Devo aggiungere la cannella? Top, quindi aggiungeremo la cannella sugli hamburgerini. E poi mangiamo. Top. Vediamo dopo con la cena. È arrivato il momento, vabbè raga, tralasciate che sono struccata, però la Gio mi ha fatto la pieghetta, che mi sono lavata i capelli, e adesso è il momento di seguire... No, ma devi vedere i capelli prima, cioè... Esatto. In camera sembrava, non lo so, un chihuahua, non lo so. Necessitavo della piega, ormai io non so come farò quando sono giù, cioè non lo so. dovrò Mi autotrasporto Esatto, quando... si autotrasporta, mi viene a fare la Teletrasporta, piega. quale autotrasporto? Dai, tu ti è stavolta, cioè io poi che ti seguo, vabbè. Appunto, cioè, comunque, niente, per i bellissimi, grazie Giù. Saranno le ultime pieghette. Vabbè, settimana queste. prossima. Sì, vabbè, però sono le ultime. Ah, le ultime, ho capito l'ultima. Sì, no, no, l'ultima. Le ultime. Però niente, adesso bisogna scegliere la cena di stasera e No, poi prima anche il prenanna. pre-nanna. Esatto, quindi prima pre-nanna, ok. Decidiamo. Prenanna, farai il Frozen, perché ti voglio bene troppo. Grazie. Però diverso dal solito, perché sarà un Frozen a strati. A strati. Bello. E sopra ci devi mettere il cioccolato fondente Top! fuso. Lo sai che era un po' di... Cioè, lo volevo rifare, poi non lo facevo mai. Cioccolato fuso. Top. Adesso, cioè, scelgo pure la cioccolata. Vai, sì. Andiamo a scegliere la cioccolata da fondere sopra. Allora. Io, ragazzi, ho un caldo che mi ha fatto la piega. Qua. Sì. Vediamo, guardiamo tutti i cioccolati. Beh, sposto. Allora, si sposta qua. Vai, sono tutti rari i cioccolati. Questo è l'85. Vabbè, ora guarda tutto per bene e poi deciderà. Questo caramello top. Caramello Vediamo. salato, dai. Quale tra i due? Non so, questo che devi finire. Vai, top. Quindi fonderò lui, raga, che è strabuono, dovete prenderlo perché è la vita. Poi... Poi, vabbè, ovviamente il biscotto. Ah, anche il biscotto. E sì, quello ci sta sempre. Top. Quindi anche il biscotto metteremo. Tanto penso che va Sì, penso di sì. Magari non so se metto il cioccolato, cioè metto il bene. biscotto Biscotto e il e cioccolato cioccolato intorno, così intorno. almeno si ammorbidisce. Sì. Ci sta, provo, proviamo. Troppo. E E beh, poi la solita arancia di sera. Per l'arancia, top. benessere. Bene, bene, E niente. top. Niente, questo è il pre-nanna Ah, che vabbè, e adesso poi il dopo... burro, poi dopo lo decido. Va bene, va bene. Dopo me lo dici e... Esatto. E poi la cena invece? Te l'ho detta già. No, raga, allora, mi ha fregata perché, cioè, li volevo far fare l'orata. Lei che ha fatto? Che qui è un coso decido io, però praticamente ha deciso lei. Stamattina il cappuccino ha deciso lei. Cioè, non lo so, Vabbè, dai, il vabbè. cappuccino concedimelo che domani non lo farò. Sì, vabbè, è congedo, come congedo? Praticamente è un coso decide, ma lei, decide lei, tutto lei. No, dai, ho deciso solo quello, Sì, diciamo. vabbè, comunque la mia intenzione era fargli fare l'orata. Però lei che ha fatto? L'ha presa ieri? Non mi ha detto niente? Se l'è mangiata anche ieri sera? Non mi ha detto niente? Cioè, e io oggi sono arrivata e stasera di mangiare l'orata. Mi fa, ma io l'ho mangiata ieri, l'ho presa ieri. Cioè, scusa, che senso? Cioè, ho detto no. E no, perché così sapevo, non me la facevi fare. Cioè, ma... Perché, raga, di solito in questa giornata noi facciamo sempre l'orata. E quindi immaginavo mi voleste fare l'orata. Allora ho detto, no, dai, la prendo, la faccio oggi. Sì, Così almeno domani mi fa fare un'altra cosa. ma che cazzo E devo fare? invece... Oh, Vabbè, censura, dai, devo censura. scongelarla però, perché ce l'ho nel congelatore. No, dai, ti faccio fare qualcos'altro. Ora vedo. Ah, ok, va bene, allora decidi. Capito? Non mi ha detto niente, cioè oggi io... Te la prendi te? No, io l'ho fatta ieri. Ah, ok. Fatta ieri, grazie. Dai, decidi un'altra cosa. Perché, raga, la dovrebbe scongelare, cioè la dovrei scongelare, Vabbè, si quindi può scongiurare anche sta. direttamente nella friggi, mentre si Sì, no, cucina. vabbè, decidi. No, Dimmi te. ho deciso, ho visto una cosa... Ok, dai, di. Secondo me già aspetti. Chi
Sì, forse sì. Sì, pollo. Top. Il pollo, perché esiste il pollo, però lo puoi fare con i cornflakes. Top. Bene, sono molto contenta di questa cenetta perché prima o poi volevo rifare il pollo impanato, quindi grazie Giù. Sono molto contenta. Quindi sì. Bene, adesso mi metto all'opera, faccio prima il frozen e poi facciamo tutto, poi vedrete dopo la Ah, cena. vabbè, raga, la zucca gliela faccio fare. Anzi, non te la faccio fare. Dai! No, dai, sì, la zucca. Ok, la zucca. E poi? Carbo? Ah, le Volte? gallette. Ok, guarda quali. Sì. Vabbè, sceglierà le gallette, tanto dopo le vedrete. Quindi adesso ci vediamo dopo con la cena pronta. Sono messa in postazione nel tavolo, nel mio posto, e la cena è pronta, quindi adesso ve la faccio vedere tutta preparata. Tra l'altro, prima ho chiesto alla Jo anche il burro da mettere sulla zucca e aveva scelto questo qua, burro di mandorle, che io non metto praticamente mai sulla zucca, infatti mi fa adesso lo metterai. Poi ha scelto le gallette, ha scelto queste ai popcorn, sono strabuone, e poi queste qua ai 5 cereali che lei non ha mai provato, io ho provato già. Le avevo prese alla Coop, costano tipo 85 centesimi, quindi top. E sono molto buone, quindi straprovate. Adesso vi faccio vedere il polletto con i cornflakes e tutto, insomma. Eccolo qua, cioè guardate la bellezza. Quelle sono le gallette, poi dietro c'è la creatina, che post cena, momento creatine, se già lo sapete. E nulla, io non vedo l'ora di mangiare, cioè quanto è bella questa cenetta. Adoro troppo. Mi era mancato un sacco fare il pollo impanato, cioè c'era un momento, raga, dove ero in fissa con l'impanare. Impanavo tutto, di solito con il pan grattato io facevo, però non ce l'ho. E poi anche con i cornflakes è invece top. Ah, devo mettere il sale, raga, non l'ho messo, quindi metterò. E comunque l'ho cotto in friggi ovviamente a 185 gradi per 12 minuti, quindi top. Un pochino di più potevo anche farlo stare però. Se volete più abbrustolire le cose, no, però così è top, è top, è top. Prendo il sale e inizio a mangiare, quindi buon appe. Tra l'altro ho preparato anche il pranzo, raga, non vedo l'ora perché, cioè, mi è venuto strabello, dopo vedrete, strabello. E poi vi dirò dopo anche i gusti delle farine, perché non ve le avevamo detti, ma poi la Gio me l'ha detti. E poi vedrete, insomma, tutto. Sale aggiunto, mettiamo un po' di olietto anche qua. Non solo sulle gallette. Questo passaggio è d'obbligo. Assaggiamo, ma già lo sappiamo perché l'ho già provato. Adoro, raga. Strabuono. Stra top. Anche la zucchetta con il burro di mandorle. Assaggiamo. Questa zucca non è top, però ci accontentiamo. Finalmente l'ho quasi finita, perché era gigante, raga. Era 2 kg, 2 kg tipo. Finalmente è finita perché non è top per niente. Ci sta. I burri migliorano sempre tutto. Niente, buon appetito a me e a voi se state mangiando. E ci vediamo dopo con il Prenanna. Troppo bello, raga. E spero buono. Cioè, sono sicura che sarà buono. La bellezza, raga, di questo frozen. Adesso ci metteremo anche il burretto scelto dalla Jo, burro di mandorle e caramello. Arancia già sbucciata, Prenanna top. Eccoci qua, raga, con il Prenanna, ovvero arancetta, come vi ho fatto vedere prima, e frozen porridge, cioè con cioccolato croccante al caramello salato, burro di mandorle e caramello di Prozis, ovviamente, con il sconto. Amici, Già lo sapete. Faccio vedere per bene perché è finale, cioè strabello. cioè, raga, guardate la bellezza con il biscotto sbriciolato, burretto sopra. Non vedo l'ora di mangiarmelo.
ovviamente guarderemo Amici, ma questo sono dettagli. Poi adesso inizierò a mangiare l'arancia e nel momento che guardiamo, comunque alla fine darò i voti, e dato che la Jo mi ha detto puoi dare anche i voti ai pasti che ti ho fatto fare, e infatti sì, infatti bellissima idea, darò i voti appena finisco il pre-nanna, ci sarà, anche se cioè, sono tutti top, però vabbè, vedrete, adesso mangiamo. Cosa le cose che funzionano? Allora, intanto ti vorrei dire alcune cose, no? Che tu passa due, quindi è difficile, veramente tanto. Tu molte volte mi hai chiesto... Pre-nanna, raga, finito e stra approvato. Comunque adesso farò... devo dare i voti. Allora, di colazione diamo un... Mi è piaciuta un sacco, cioè davvero stra top. E... gli do un 9,5 solo perché forse avrei aggiunto i protein puffi. Ti volevo fare però... Per dare quel tocco... No, ti volevo mettere, senza... però qualcosa... Cioè, dovevi fare qualcosa di diverso, se no esatto, è uguale. Cioè. Esatto, però no, è cioè, stra top. Quindi 9,5. Poi, pranzo, vabbè, pranzo si sa... Do un... Vabbè, gli darei un 10, però gli do un 9. 9 perché non era... L'avete visto sempre, quindi non era una novità, ecco. Poi, altrimenti darei tutti 10, quindi fatemi cambiare un pochino. La cena, anche quella stra top. Quella gli diamo un 9,5. 9,5, 9,5, 10. Raga, stra top. Poi mi mancava un sacco il polletto. Polletto impanato, cioè ho adorato troppo, stra buono. E poi vabbè, la zucca. Anzi, gli do un 9 più... Per cambiare, solo perché la zucca non è top, non era top, non è... però quello lì non è dipeso da, esatto. Cioè, però dai, per cambiare 9 più ci sta. E poi, pre-nanna, mi è piaciuto un sacco, ragazzi, poi quanto era bello, gli diamo un, forse avrei preferito con la farina nucciok, secondo me con la farina nucciok, quindi non un 10, ma gli diamo un 10 meno. 10 meno. E la prossima volta lo proverò con la farina nucciok e vi dirò. Beh, ma l'ho fatto per cambiare, perché sennò sì, no, esatto. Cookie nucciok. Sì, perché quindi... nucciok è la mia prefe. Quindi cookie nucciok stra top, però comunque è buonissimo. Non c'è nulla da dire. Quindi questo è, sono i voti. Adesso niente, video è finito, vi saluto anche la Jo che è qua. Ciao. Che sta cenando lei. E io adesso andrò a lavare le mie tazzine e lavarmi i denti, poi andrò a letto. Domattina mi devo svegliare presto, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se ne volete altri, sapere nei commenti ovviamente. Seguitemi anche su IG, su altri social, anche TikTok. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. 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 Un bacio, raga. Ciao.